Salve ragazzi, per la terza volta mi sento in dovere di analizzare l'opera di tre poeti contemporanei. Hanno cambiato la concezione del denaro e dell'umiltà nell'era moderna, unendo l'arte e la filosofia della movida. L'ultima opera, Vamonos, è di un'importanza così rilevante e di una complessità intrinseca del testo che mi ha costretto, per questa analisi, a chiamare un mio esimio collega, il signor Cano. Ciao amo. Ciao. Prego. E vamonos, vamonos, chissà quando tornerò. Si sciabola alla playa all night long. Il poeta ci pone un quesito, un dubbio esistenziale, che va oltre al semplice spostarsi fisicamente. Tant'è che ovviamente, come tutti possiamo ben immaginare, intende un'evoluzione interiore, così profonda e radicale, da non essere certo di tornare quello di un tempo una volta compiuto il grande passo. Continua con una metafora. Lo sciabolare si riferisce chiaramente al tagliare i ponti con il passato. E la notte non è nient'altro che il luogo buio, oscuro e tortuoso, dove avverrà il passo decisivo. Quest'opera parla quindi del cambiamento che il protagonista dovrà affrontare nel corso del racconto. Ma andiamo avanti. E vamonos, vamonos, chissà quando tornerò. Secchielli di Long Island, all night long. Figa, l'emblema. E ripete il concetto e il dubbio come se non fosse sicuro neanche lui di dover compiere questo grande passo. Per poi concludere con un'ennesima metafora. Medesimo posto, diverso il modo di dimenticare il passato. La poesia acquista connotazioni drammatiche. Prendo un volo low cost e domani partirò per una isla che sia Ibiza oppure Pag o Mykonos. E qui il poeta riconferma la mia precedente analisi. Non sa quale sarà la sua meta, la sua destinazione, sa soltanto che vuole partire. Che vuole cambiare? Vita? O solamente aria? Questo sta al lettore deciderlo. Ma comunque è disposto a tutto, tanto da voler pagare perfino un volo low cost pur di scappare via dal passato. Immortalare un cambiamento, in modo da renderlo pubblico, è un passo fondamentale per accettarlo. In questo modo è più difficile tornare indietro sui propri passi e anche spinti dal giudizio delle persone e quindi dal proprio orgoglio si andrà avanti a testa alta. Porto solo l'iPhone, che domani partirò per un selfie in aeroporto non appena atterrerò. Figa, cioè, se non ti fai un selfie in aeroporto appena atterri, sei un coglione. Qui il poeta fa una comparazione tra ciò che era e ciò che è, ciò che ha passato e ciò che sta vivendo adesso. Collega passato e presente per proiettarsi meglio sul futuro. Si prepara psicologicamente per l'evoluzione interiore che compirà a breve. Nella isla di Ibiza c'è chi pezza e chi sbarella. Sembra il parco Ravizza, chi si impizza e poi smascella. Qui il poeta fa una comparazione tra ciò che era e ciò che è, ciò che ha passato e ciò che sta vivendo adesso. Collega passato e presente per proiettarsi meglio sul futuro. Si prepara psicologicamente per l'evoluzione interiore che compirà a breve. Nella ressa faccio rissa, manco fossimo al Coachella. Mentre Mauro Icardi piscia, mi faccio la sua pischella. Figa, ignorante, così mi piace, cazzo. Il sesso, la competizione, l'urina. Puro e semplice simbolismo. Si ritorna a parlare dei basici istinti umani. Un ritorno alle origini. Per crescere bisogna ricordarsi da dove si è partiti. Semplice e lineare. Tutti in viaggio senza brema, cazzo mene della crema. Poi mi scotto sulla schiena, presa male l'eritema. Figa l'eritema, ragazzi, figa. L'ostacolo rappresentato dall'eritema, se affrontato nel modo sbagliato, può essere difficile da superare. La linea di demarcazione tra vecchia e nuova vita potrebbe diventare invaricabile. Bisogna fare attenzione, ponderare i rischi, rendersi conto dei pericoli, ma soprattutto mai abbattersi e cadere appunto nella classica presa male. Niente timbro con l'inchiostro, il gestore è amico nostro. Mi conoscono, amico nos. Fai entrare quelle tipe, ma l'amico no. Ed è qui che c'è la rivincita del poeta. Vediamo il protagonista vincente, capace di controllare il mondo che lo circonda. Finalmente ha fatto il grande passo. C'è stato un cambiamento e un'evoluzione nella storia. La morale è che tutto è possibile se lo vogliamo veramente. Persino cambiare la nostra vita per vivere un futuro migliore. E con questa analisi abbiamo finito. Grazie per l'ascolto. Vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto il video e a iscrivervi al mio canale e a quello di Cano. Io sono il Cano, ragazzi. Se non siete ancora iscritti al mio canale, cosa state aspettando? Andate ad iscrivervi. Il buon Rizzo metterà il link, bellissimo, uno dei link più belli che abbia visto YouTube Italia, del mio canale nella descrizione qua sotto, direttamente addosso a me. Cioè, quindi, figa, andate ad iscrivervi perché è un canale che merita il mio. Leggo testi di canzoni, faccio vlog, musica, robe
robe. Ci rivediamo con la prossima analisi. Un saluto. Ciao, TAT.